Allora, il principio del trasferimento del nervo ulnare ai muscoli della coscia è il seguente. Questi muscoli della coscia sono tonici e trofici perché innervati dai loro nervi, ma sono disconnessi dal cervello, per cui non ricevono nessun comando. Il nervo ulnare ha tre branche motrici principali, una per il flessore ulnare del carpo, una per l'adduttore e una per gli interossei e l'ipotenare. Il nervo viene spostato e la branca più corta attraverso questo innesto colorato in azzurro, è un innesto di nervo preso dalla gamba, va ad innervare il quadricipite che serve per piegare l'anca e raddrizzare il ginocchio, e le altre due branche sono passate posteriormente e vanno ad innervare il grande gluteo e il medio gluteo per ottenere l'estensione dell'anca e la stabilizzazione del bacino. Senza bisogno di innesti, il nervo sciatico al di sotto di queste connessioni viene tagliato e asportato per evitare tutti gli spasmi e gli ipertoni degli arti inferiori dei paraplegici. Siamo pronti a trasferire sull'uomo, è quello di prelevare dei lunghi innesti e farli direttamente sul midollo spinale, che va direttamente sui muscoli posteriori, medio gluteo e grande gluteo, e uno anteriormente al quadricipite. Oppure usare lo stesso innesto per andare
anteriormente al quadricipite e posteriormente non più a questi muscoli soltanto, ma a tutto il nervo sciatico che viene sezionato all'uscita della grande incisura ischiatica. Questo intervento sperimentalmente ha dato dei buoni risultati, sull'uomo deve essere ancora dimostrato che il risultato è altrettanto buono. Il progetto SUAV, invece, è un progetto europeo che da parecchi anni viene portato avanti, che intende impiantare degli elettrodi nei muscoli in modo che questi muscoli siano poi stimolati attraverso un apparecchio che riceve dall'esterno la corrente e anche tutti gli impulsi studiati con un grosso computer e ritrasmessi attraverso un piccolo computer. Allora il paziente, lo stimolatore, le connessioni e gli elettrodi. L'impianto è costituito da uno stimolatore che viene impiantato sotto la pelle nell'addome e ha varie uscite che vanno ai vari elettrodi che vengono impiantati nei vari muscoli che devono essere stimolati. Da qui gli impulsi vanno in successione studiata da un computer, di modo che prima si contrae un muscolo, poi quell'altro, e si rilasciano quei muscoli che non sono in grado di, che non sono necessari in quel movimento. All'interno di questo stimolatore vi sono molti di queste microchips di 4 x 5 mm, ognuna delle quali contiene 10.000 transistor. È stato un progetto difficile che ha richiesto un'altissima tecnologia sia per preparare l'impianto con le sue connessioni sia per trovare gli elettrodi che non dessero fastidio e che fossero ben tollerati dal muscolo e dal nervo. Il progetto SUAV, allora, abbiamo detto, consiste nell'impiantare a questo livello lo stimolatore con le sue connessioni. Attraverso un'incisione qui raffigurata con questo tratto verde si entra nell'addome dietro il peritoneo e si vanno a porre due elettrodi muscolari, epimisiali li chiamiamo, sopra il muscolo psoas e iliaco per flettere l'anca e un elettrodo invece a camicia intorno al nervo femorale, quella parte del nervo femorale che va ad innervare il quadricipite per ottenere l'estensione del ginocchio. Posteriormente sono necessarie altre due incisioni, una sopra l'ala iliaca, sempre segnata in verde, attraverso la quale si entra e si vanno a porre gli stimolatori rotondi, muscolari, epimisiali sul medio gluteo e sul grande gluteo. Ed un'altra incisione sulla coscia, posteriormente, attraverso la quale si introduce di nuovo un elettrodo a camicia che va messo intorno al nervo per stimolare i semimuscoli e il bicipite per ottenere la flessione del ginocchio. Questa cassetta dimostra il risultato del trasferimento del nervo ulnare dall'arto superiore ai muscoli dell'anca in un paziente che aveva completamente sezionato il midollo spinale, già operato altrove senza risultato. Lo vediamo qui arrivare con la sua vettura. Sono passati circa 2 anni e mezzo dall'intervento, perché ci vuole il tempo necessario perché il muscolo venga reinnervato. La reinnervazione avviene alla velocità di 1 mm al giorno. Dunque lo vediamo adesso che scende, apre il suo deambulatore, un deambulatore leggero che lui può portare.